Dobbiamo sistemare i nostri siti web perché il garante della privacy ha pubblicato le nuove linee guida sui cookie. L'idea è quella di aiutare a mettere in ordine gli orrori che proliferano in rete. Sapete tutti quanto è difficile navigare su un sito web con i continui pop-up e banner che ci impediscono di proseguire. Ecco il perché di queste nuove regole, che intendono tutelare gli utenti e semplificare la navigazione. Aggiungo che probabilmente da gennaio del prossimo anno inizieranno i controlli online da parte del garante e con i controlli le multe. I cookie sono piccoli file di testo che vengono salvati sul dispositivo dell'utente e utilizzati dai siti web per memorizzare alcune informazioni. I cookie, per esempio, vengono utilizzati per tenere traccia della lingua con cui si preferisce visualizzare i contenuti o dei prodotti aggiunti al carrello nel caso di un e-commerce. Fin dal primo accesso, i siti web cominciano il tracciamento delle informazioni dell'utente, in modo da poterle riutilizzare in futuro, per diversi scopi. Come si può immaginare, uno degli scopi più comuni per i quali vengono utilizzati i cookie è tracciare le abitudini di navigazione degli utenti, in modo da poter offrire pubblicità personalizzata. Avete presente quando, navigando sul web, vi ritrovate ovunque la pubblicità di quella stessa lampada che avete appena visto sul sito dell'IKEA? Tutto merito dei cookie, che permettono a IKEA di profilarvi per raggiungere i suoi obiettivi di business. L'uso dei cookie, quindi, può essere utile sia alle aziende sia agli utenti, infatti permette di proporre contenuti personalizzati. Quando un sito persegue l'obiettivo di profilare i propri utenti, il consenso è obbligatorio. Non solo, il consenso deve precedere l'inizio del tracciamento. In altre parole, finché l'utente non accetta i cookie, il sito non può nemmeno cominciare la profilazione. La X serve proprio a semplificare un naturale rifiuto del tracciamento. Immaginate che l'esperienza degli utenti venga assimilata a quella di un negozio fisico. Devo poter entrare e fare un giro senza che nessuno sia in grado di riconoscermi. Il gestore del negozio naturalmente può chiedermi dei dati e devo poter essere libera di decidere se darglieli o meno. Vediamo insieme i 4 orrori ed errori da evitare. Il famigerato cookie wall, un monolite che oscura i contenuti tenendoli in ostaggio finché l'utente non accetta di essere tracciato. Il viscidone, l'insidioso, quello che fa valere un semplice scroll o un qualsiasi click sulla pagina come un consenso. La peperonata, quella che non riesci a digerire, che si ripropone insistentemente all'utente che ha già espresso le proprie preferenze. Il labirinto, che rende arzigogolata la strada per rifiutare i cookie, costringendo l'utente a una maratona di click. Errore bonus numero 5. Non affidarsi a Smartflow e sinestesia.